Ciao ragazzi, qui Venom, nuovo episodio della Serie A Bonus Challenge. Ovviamente, visto che il Napoli ha appena vinto 5-1 con la Juve, risultato assurdo, la squadra scelta per questo episodio e anche una di quelle che avete scritto di più nei commenti dello scorso episodio è il Napoli. Quindi andiamo dentro a vedere cosa sorteggerà la nostra ruota per il Napoli. Allora ragazzi, eccoci qua, ovviamente come ogni video della Bonus Challenge, prima di andare a girare la ruota vi dico che se avete già visto un altro episodio della Bonus Challenge potete tranquillamente skippare la parte che vi metto adesso. Perché? Perché è nuovo, adesso apparirà una parte di circa un minuto e 30 dove vi spiego le regole di questa Serie A Bonus Challenge. Quindi come ho detto, se questo non è il tuo primo episodio puoi tranquillamente skippare al minuto che ti metto adesso a schermo. Allora, noi andremo a prendere per ogni episodio una squadra di Serie A e prima di iniziare la stagione andremo a girare una ruota che potrà dare alla squadra un bonus su 5 in base a quello che esce. Vi leggo rapidamente i bonus. Il primo bonus è che aggiungiamo alla squadra una top icona in ogni reparto. Il secondo, un top giocatore hero in ogni reparto. Il terzo bonus invece è che aggiungiamo un top player in ogni reparto, quindi per esempio Mbappé davanti, Modric in mezzo al campo, Van Dijk dietro e in porta Alisson. Il quarto bonus è invece un reparto completo al top, quindi prendiamo un reparto della squadra e lo potenziamo al massimo con i giocatori disponibili. E l'ultimo bonus invece è che tre giocatori della rosa verranno portati a 99 di overall. Ovviamente dopo aver inserito i giocatori del bonus alla squadra andremo a simulare un campionato di Serie A, quindi una stagione con quella squadra, e in base alla posizione di classifica che raggiungerà otterrà un determinato punteggio che adesso vi vado a leggere. Allora, qua sui punteggi c'è da fare un bel discorso. I punteggi li vedete adesso a schermo, ve li leggo rapidamente. Vittoria del campionato 50 punti, secondo posto 35, Champions 30, quinto sesto posto, quindi Europa League 20 punti e via dicendo per le altre posizioni. In più ci sarà un bonus se il miglior marcatore della Serie A sarà un giocatore di quella squadra di 5 punti, stessa cosa per gli assist. Se il capo assist sarà uno di quella squadra, altri 5 punti. In più ragazzi, visto che con questa tabella sarebbero troppo avvantaggiate le squadre in alto alla classifica, perché facciamo l'esempio, il Napoli se gli mettiamo 4 giocatori è quasi sicuro che vinca lo scudetto, mentre magari le squadre di bassa classifica come lo Spezia, il Lecce, la Cremonese e altre squadre comunque che non hanno dei giocatori top, anche con l'aggiunta dei giocatori della ruota della fortuna potrebbero magari non riuscire ad arrivare nelle zone alte della classifica. Quindi a questo punteggio che vi ho elencato prima alla fine si andrà ad aggiungere la posizione in classifica della squadra. Quindi vi faccio un rapido esempio prendendo sotto mano la classifica. Se faremo la sfida con la Lazio, che attualmente è al quarto posto, e dovesse vincere sarebbero 50 punti più 4, perché la Lazio è quarta in classifica. Ma se dovessimo invece fare la sfida per esempio con Lecce, che è sedicesimo, e il Lecce dovesse incredibilmente vincere, sarebbero 50 punti più 16, quindi 66 punti. Questo l'ho fatto per pareggiare un po' tutte le squadre, quindi tutte le squadre hanno la stessa possibilità di fare un punteggio alto. Bene, eccoci qua, non so se avete visto il tutorial o se avete skippato a questo minuto, ma l'importante è che siete qui. E ora andiamo a girare la ruota e vedere quale bonus si becca il Napoli. Giriamo la ruota, vediamo cosa esce al Napoli 99! Mamma mia che bonus per il Napoli! Che quindi vedrà tre dei suoi giocatori potenziati a 99 di overall. Potremmo avere un nuovo record per la Serie A Bonus Challenge, attenzione. Allora raga, andiamo un attimo a decidere quali giocatori potenziare a 99. Vediamo prima la formazione del Napoli, che già la so, però voglio vederla un attimo sotto gli occhi per vedere insieme a voi quali potenziare. Allora, io direi di potenziarne uno per reparto. Davanti porterei Kvaratskhelia a 99, perché è Kvaratskhelia. A centrocampo io direi di portare a 99 Lobotka, perché sta facendo un campionato impressionante. E dietro, ma dietro chi portiamo a 99? Il GOAT, Mario Rui. Assolutamente dobbiamo scegliere lui. Quindi Kvara, Lobotka e Mario Rui. Vado a potenziare a 99 e ci vediamo tra pochissimo. Bene, modificati, anzi potenziati a 99 i nostri tre giocatori selezionati: Kvaratskhelia, Lobotka e Mario Rui. Li vedete qui, tutti e tre a 99. E questa qua che vedete a destra sotto è la formazione del Napoli con il bonus applicato. Mamma mia raga, mamma mia. Ora andiamo a inserirla nel campionato e iniziamo la nostra Serie A Bonus Challenge con il Napoli. Che tra l'altro stavo pensando che il Napoli sarà difficile che vada al primo posto, perché alla fine al punteggio che farà dovremo aggiungere solamente un punto, perché il Napoli è prima in classifica. Quindi dobbiamo vincere lo scudetto, così facciamo 50 punti, e cercare di prendere il bonus marcatore e il bonus assist, o almeno uno dei due. Proviamoci raga, proviamoci. Selezionata la Serie A, vediamo se il Napoli è primo. Beh, direi di sì, visto che già era forte, abbiamo aggiunto pure tre giocatori con 99. No, il Napoli è secondo, l'Inter resta più forte. Ok, ok, interessante, interessante questo.
aumenta la difficoltà della sfida. Avevo perso il cappellino, è tornato. Bene, iniziamo, tra l'altro si parte contro la Juve. Ok, prima vorrei verificare la formazione. Sì, tutto giusto, abbiamo i tre giocatori 99 di overall. E come al solito vi dico, per chi non ha ancora visto nessun episodio di questa serie o per chi non guarda abitualmente i miei video, che non vi faccio vedere tutte le partite, ma vi faccio vedere solamente le più importanti, o comunque vi tolgo quelle contro le squadre un po' di bassa classifica, e vi faccio poi il recap alla decima, a metà campionato, alla trentesima e all'ultima di campionato. E lì vediamo anche marcatori e assist, perché vi ricordo che dobbiamo prendere anche quei bonus. Iniziamo contro la Juve. Bisogna subito partire alla grande. Tra l'altro io penso che Kvara, perché mi rifiuto di chiamarlo Quara, possa vincere la classifica marcatori. Speriamo. 3, 2, 1. Il debutto, perdiamo con la Juve. Ok, non bene il debutto del Napoli. Proprio non bene. Ah, tra l'altro commentatemi qua sotto con scritto quale squadra vorreste per il prossimo episodio della Serie A. Bonus Challenge. La squadra più scritta nei commenti verrà selezionata per il prossimo episodio. Seconda partita contro il Bologna, dobbiamo riprenderci, regà. Non possiamo non fare i tre punti col Bologna, perdiamo di nuovo! Ma che sta succedendo al Napoli, regà? Due partite, due sconfitte, abbiamo i giocatori potenziati 99. Ah, oh, tutto a posto? Terza partita con la Lazio, regà, finché non vinciamo ve le faccio vedere. Vabbè, dai, questa la vinciamo. Oh, 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 oh. 1-1, ma in che senso? 1-1 con Lazio, abbiamo fatto un punto in tre partite. I nostri tre giocatori con 99, regà, non stanno andando bene, per niente, proprio per niente. Poi è strano perché sulla Fiorentina mi sembra che fosse la prima squadra della challenge che aveva avuto questo bonus. Avevano avuto tanto tanto effetto. Qua non troppo. Napoli-Hellas, questa la vinciamo, siamo ultimi in classifica. Ok, ok, 2-1, doppietta di Lobotka. Ok, si vede che il 99 gliel'hanno attivato adesso. 2-1, doppietta del mediano. Ok, si sono svegliati. Partita dopo, 5-1 con la Samp, Lobotka, Zambo, Kvaratskhelia, Lozano e Zielinski. Manca solo il gol di Mario Rui, però ci posso stare. Ci siamo attivati. E niente, poi facciamo due gol, ma ne prendiamo tre con la Cremonese. Chi ha segnato per noi? Lozano e Mario Rui. Eccolo il gol. Raga, mancava solo il gol di Mario Rui, adesso ci siamo sbloccati definitivamente. Non ne perdiamo manco più una, fidatevi di me. 3-2 col Monza, questa volta vinciamo per 3-2 e il gol lo fa ancora lui, Mario Rui. Tra l'altro gol decisivo all'89esimo. Mamma mia, Mario Rui, il GOT. Pensate se fa più gol Mario Rui di Kvaratskhelia, farebbe abbastanza ridere. Però alla fine c'hanno tutti e due 99 di overall, quindi ci può stare. Napoli-Roma, vediamo un po'. Contro la Roma, partita sentita, 1-1. Ancora Mario Rui, ancora Mario Rui, mamma mia. Siamo giunti alla decima giornata, andiamo un po' a vedere il punto di situazione in classifica marcatori. E soprattutto in classifica. Allora, classifica marcatori, il nostro migliore è Lozano, che, vabbè, non l'ho potenziato, però sta facendo 6 gol in 10 partite. E altri dei nostri non ci sono. C'è Mario Rui con 4 gol, ok. Classifica assist, anche qua nessuno dei nostri. Però raga, ci sta, non stiamo andando bene, non siamo partiti bene. Il migliore è Mario Rui con 3 assist. Quindi Mario Rui è il nostro miglior marcatore e miglior assist man. Vediamo in classifica come siamo messi. Settimo posto, non benissimo. Davanti abbiamo Juve, Atalanta, Fiorentina, Roma, Milan e Inter. Però in realtà sono tutte lì, raga. Cioè stiamo a meno 6 dal primo posto che è l'Inter. Quindi non disperiamo, si può ancora fare di tutto. Contro chi siamo adesso? Contro l'Inter. Ok, questa dobbiamo vincere, raga. Questa partita ci dice chi siamo. Questa partita servirà al Napoli per vincere lo scudetto. 1-1. Vabbè, vabbè, Osimhen e Dzeko. Vabbè, l'importante era non far scappare l'Inter. Gli abbiamo rubato due punticini, dai. Ok, 5-0 con la Salernitana, tripletta di Lobotka. Raga, ma praticamente i potenziamenti stanno funzionando solo su Mario Rui e Lobotka. Kvaratskhelia, buh, sembra che l'abbiamo depotenziato. È più scarso rispetto a quanto è forte nel calcio reale. Però c'ha 99 di overall qua. Vabbè. Intanto siamo contro l'Atalanta, vincendo, andiamo al quarto posto. 3-2, Lobotka, Lobotka, Lobotka. Ragazzi, Lobotka ha fatto due triplette di fila. 6 gol in due partite per Lobotka, ma che cosa da mediano. Ok, follia, Lobotka in due partite è diventato il nostro miglior marcatore. Va bene, ok. Sedicesima giornata, siamo contro il Milan che è ancora secondo in classifica. Noi però abbiamo 3,99 di overall, Lobotka ne fa 2, 1-1, segna Kvara. Allora, sono contento, non tanto per il risultato, perché finalmente ha segnato Kvaratskhelia. Ha segnato un gol importante contro una big, un punto importantissimo. Partita contro il Torino, avversario ostico da sempre per tutte le squadre, infatti 2-2, ma fa ancora gol Lobotka. Ma ragazzi, ma non è possibile questa cosa, cioè... Lobotka ha fatto 8 gol nelle ultime 4. Ma manco Haaland a sti numeri. E Lobotka gioca mediano. GG. Ultima partita prima di metà campionato, anzi prima della ventesima, perché recap si fa alla ventesima, contro la Salernitana. 3-1. Vabbè, ovviamente Lobotka non lo dico più. Ndombele e Kvaratskhelia. Perfetto, 3 punti per andare alla pausa. Vediamo come siamo in campionato. Raga, secondo me ci siamo un pelino ripresi. Non troppo, ma un pelino. Classifica marcatori prima. Il nostro migliore ovviamente Lobotka. Sì, con 12 gol in 19 partite. Occhio Leao che ti veniamo a prendere. E poi chi c'è dei nostri? Nessun altro. C'è Lozano ancora con 7 gol. Quara non si vede. Anzi, Kvara non Quara. Classifica marcatori, il nostro migliori sono Mario Rui e Zielinski con 4 gol. Qua c'è Muriel con 8, la vedo più dura. Però, vediamo.
Classifica generale invece dove siamo andati? Quinto posto, ok, ci stiamo riprendendo. Il problema è che l'Inter, che è primo, è in fuga totale. Cioè l'Inter ha 49. Quando lo prendiamo l'Inter? Potremmo puntare al secondo posto, che comunque vale 35 punti. Quindi non male, non male. 35 punti, più magari prendiamo un bonus, più il punticino. Qualcosina si può fare. Ma il campionato non è ancora chiuso, raga. Può succedere davvero di tutto. Manca metà campionato e quindi andiamo dentro col girone di ritorno. Prima partita contro il Bologna, dai. Ok, partiamo alla grande. 2-1, di misura, ma vinciamo. Apre Kvara, risponde Osimhen. E poi da allora ha segnato Arnautovic, ma non importa. 3 punti. Partita contro la Juve. Loro sono leggermente davanti a noi in classifica. Dobbiamo vincere se vogliamo crederci. 2-1! Osimhen e Mario Rui. Non segna la Botka, segna il GOAT. Mario Rui. 3 punti fondamentali questi, raga, fidatevi. Partita dopo, 4-1 facile facile col Monza, Lozano, Di Lorenzo, Kim e Mario Rui, Mario Rui, mamma mia. Ci mette sempre lo zampino, o gol o assist, Mario Rui c'è sempre, il nostro capitano. È il capitano Mario Rui, non lo so, fatemi vedere. No, è Di Lorenzo, vabbè, per me il capitano è Mario Rui. Partita seguente, altra vittoria, questa di misura, sbaglia il gol da Botka, ma non importa, ci pensa Kvaratskhelia, che ne fa due, scende in cattedra, il re. Sesta vittoria di fila, siamo contro Cremonese, vediamo se ne vinciamo 6 di fila nel giorno di ritorno. 4-2, Lobotka, Kvaratskhelia, Lozano e Lobotka. 6 di fila, raga, nel giorno di ritorno, per ora solo vittoria, dai, io ci credo. Non voglio vedere la classifica, la vediamo alla 30ª. Vittoria anche con la Samp, raga, 7 di fila, voglio fare l'unplane, voglio fare 10 su 10, io ci credo. Con la Fiorentina, storicamente il Napoli fa male, ma qua vince 3-0, Politano, Lobotka, raga, ma com'è possibile Lobotka, ma... Sarà capocannoniere? Potrebbe essere. Sta segnando tantissimo anche nel giro di ritorno. 28ª partita contro la Roma. Per l'ottava di fila. Contro Dybala. Contro il mio Dybala. 2-1. Kvaratskhelia e Mario Rui. Mancava solo Lobotka per la perfezione. Ma va bene così. A noi interessano i 3 punti. Raga, occhio, Occhio. Secondo me stiamo scalando. Altro big match dopo la Roma. Subito il Milan. Importantissimo vincere. 3-1 Lobotka, Zamboanghista. Kvaratskhelia. 9 di fila. 9 di fila. Let's go. Ne manca solo una e andiamo a fare il recap, spero di farlo a punteggio pieno. E la 30ª è contro il Lecce, che è ultimo in classifica. Dai, raga, non possiamo cadere proprio qua, non possiamo. 2-1, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e il Napoli ha vinto 10 partite di fila all'inizio del girone di ritorno. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere la classifica. Non penso che ci saremmo avvicinati all'Inter, ma comunque qualche punticino l'avremo sicuramente rosicchiato. Prima di vedere la classifica marcatori, eccolo lì Lobotka, mamma mia, 17 gol in 29 partite, Leao ne ha fatti 20, siamo a meno 3, il problema è che Leao gioca davanti, Lobotka gioca mediano, quindi sarà dura, poi dei nostri chi c'è? C'è Kvara a 14 e basta, Mario Rui si è fermato, non importa. Classifica assist, Zielinski a 7, ma Muriel ormai è a 13, mi sa che la classifica assist dobbiamo lasciarla perdere. Vediamo la classifica generale, l'Inter è sempre primo a 76, mamma quanto viaggia l'Inter, noi siamo secondi a 64, beh... 12 punti sull'Inter in 8 giornate, non penso che li recupereremo, però possiamo difendere il secondo posto, perché la Lazio ha 63, poi c'è Juve 58, Roma 57 e Milan 54. Dai, continuiamo così e non guardiamo la classifica fino alla fine. La 31ª è contro l'Hellas Verona, che è messo malissimo in classifica. A noi interessano anche i gol di Lobotka. 4-2, Kvara, Lobotka, Rachmani e Osimhen. Va bene. Ecco, questa partita ragazzi penso sia la più importante del campionato, perché siamo contro la Lazio, noi siamo secondi a 67, la Lazio è terza a 63. Con una vittoria ipotecheremmo il secondo posto. Ipotecheremmo, mamma mia che verbo che ho detto. Napoli-Lazio, vediamo un po' come va a finire. 2-1, Kvaratskhelia e Osimhen. Peccato che non ha segnato Lobotka, ma va benissimo lo stesso. 3 punti di fuoco. E ora raga, occhi verso l'Inter, occhi verso l'impresa. L'Inter è a 9 punti e mancano 6 giornate. Non penso sia possibile raga, però forse c'è ancora Napoli-Inter o forse no, non penso. Napoli-Torino, non cadiamo. 3-1, Lobotka, Kvara. Dai. E quindi ne abbiamo vinte 13 di fila? Ok, e non mi ricordo come eravamo andati alla pausa, forse ne avevamo vinte pure prima della pausa. Vabbè, contiamo 13 di fila, mamma mia, impressionante. Contro lo Spezia, dai Napoli, sei sulle ali dell'entusiasmo? No! 1-0 con lo Spezia, no! Rischia di rovinare una carriera, rischia di rovinare un sogno lo Spezia. Nzola ha fatto il danno, il Napoli è caduto ed è pure stato espulso Kvaratskhelia. La partita che cambia la stagione, purtroppo, in negativo. Quindi fatemi un po' vedere la situazione. Mancano 4 giornate alla fine, l'Inter è a più 13, ok? E Lobotka è lì però, ragazzi, abbiamo un nuovo obiettivo. Far vincere la classifica marcatori e Lobotka, io ci credo. Siamo contro l'Udinese, nono posto, 50 punti per loro, non c'è Kvara. Andiamo a vincere, 4-0! Lozano, Mario Rui, dai Lobotka, Zielinski e Mario Rui. No, non ha segnato Lobotka! Pensate a essere tristi dopo aver vinto 4-0. Vabbè, ormai abbiamo altri obiettivi. Eccola la partita con l'Inter. Peccato che manchino 3 giornate alla fine e loro siano più 10. Quindi questa partita ci interessa relativamente. Vediamo un po' cosa combiniamo. 2-1, abbiamo pure vinto. Mamma mia.
Segna Lobotka e segna Kvaratskhelia. Bene per il gol di Lobotka, peccato che la vittoria non ci serve a niente. O almeno ci serve per consolidare il secondo posto, non tanto per il primo, per come lo scudetto l'ha vinto l'Inter. Classifica marcatori, no, Leao ne ha fatti due, ai. Dobbiamo recuperare due gol su Leao in quante partite? In due partite. La vedo impossibile, però io ci credo. Intanto in classifica siamo praticamente al secondo posto. Partita contro il Sassuolo, questa è l'occasione per Lobotka per brillare. Loro sono 18esimi in classifica, lasceranno tanti spazi al nostro centrocampista macedone. 3, 2, 1, dai Lobotka, fanne 2. 2-0 Lobotka e Mario Rui, va bene. Si decide tutta l'ultima giornata. Vediamo cosa ha combinato Leao, spero non abbia fatto gol Leao. Statistiche giocatori, non ha fatto gol Leao. Attenzione, ultima giornata, Leao 23, Lobotka 22. Io ci credo. A parità di partite, regà, non so a chi lo fanno vincere. Forse a chi ha segnato meno rigori, non lo so, vedremo. Intanto in classifica come siamo? Bene, abbiamo chiuso al secondo posto. Quindi l'ultima partita ci interessa solo per i 5 punti eventuali della vittoria della classifica marcatori. Dai. Napoli-Atalanta. Una partita per un obiettivo. Una partita per la classifica marcatori. 3-0 Lobotka, doppietta! Tripletta di Lobotka all'ultima giornata. Let's go! E quindi andiamo a vedere, speriamo che Leao non abbia fatti di più, perché sennò è un problema. Statistiche giocatori, Lobotka ha vinto la classifica marcatori. Per la prima volta nella Serie A bonus challenge, un giocatore della nostra squadra vince la classifica marcatori e quindi per la prima volta viene assegnato il bonus della classifica marcatori del capocannoniere più 5 punti per il Napoli. Andiamo a vedere la classifica e facciamo il conteggio finale. Allora, il Napoli ha chiuso al secondo posto con 85 punti. Secondo posto, guardo la tabella, vuol dire 35 punti. Quindi 35 punti per il piazzamento più 5 punti per la classifica marcatori più un punto per la posizione attuale del Napoli in classifica nel calcio reale. Quindi il Napoli chiude questa sfida con 41 punti, che se non sbaglio è lo stesso punteggio della Roma. Ok, ora vado un attimo a verificare e poi vi leggo la classifica delle squadre che hanno già fatto questa challenge. Esatto, confermo, al primo posto insieme alla Roma, adesso c'è anche il Napoli, entrambe con 41 punti. Poi abbiamo la Fiorentina al terzo posto con 40 punti e l'Hellas al quarto posto con 34 punti. Quindi inizia a smuoversi qualcosa nella classifica. Ora, prima di chiudere il video, come al solito andiamo a vedere come hanno performato i nostri giocatori. Tra l'altro non ho visto la classifica assist, ma non penso che l'abbiamo vinta. No, l'ha vinta Muriel, ok. Andiamo a vedere come hanno performato i nostri giocatori che abbiamo potenziato a 99 e tiriamo il punto della situazione. Ordiniamo per gol, Lobotka 25 gol e 5 assist, ok? Kvara 18 gol e 4 assist e Mario Rui 12 gol e 8 assist. Allora, intanto sono stati i nostri tre migliori giocatori. Ci sta. Benissimo Lobotka, che mi ha stupito altamente sopra le aspettative. Benissimo Mario Rui, che ha fatto 20 tra gol e assist. E Kvaratskhelia in realtà ha performato come sta performando adesso in realtà, con 80-82 di overall. Quindi, forse con un Kvaratskhelia più efficace, con un Kvaratskhelia in grado di dimostrare davvero il 99 di overall anche in termini di gol e assist, avremmo potuto vincere lo scudetto. Però, raga, accontentiamoci, comunque è andata bene. Secondo posto e classifica marcatori vinta e 41 punti nella classifica della nostra Serie A bonus challenge. Quindi, raga, con in sottofondo la classifica marcatori, con il nostro Lobotka capocannoniere con 25 gol, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto, un commento con la squadra che volete vedere nel prossimo video di questa Serie A bonus challenge. E da me è tutto, ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!